Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale Steffi Handmade. Io sono Stefania e oggi vi presento Scintilla. Scintilla è un Bactus con della parte in Lurex dove scintilla alla luce. Questo Bactus è 1,40 m x 65 cm di altezza. È molto ampio e copre molto bene, anche se indossato sopra un capo come un cappotto, riesce a coprirvi bene. Lo potete mettere anche su un vestito o anche solo su una maglia per coprirvi bene le spalle. Ora vi lascio al tutorial e buon lavoro. Ecco l'occorrente per la nostra lavorazione. È un gomitolo della Epifill, si chiama Epi Scintilla, è un gomitolo da 50 grammi, sono 130 metri, la casa indica l'uncinetto, non so se si riesce a vedere bene, del 5-5,5, il lavarlo a mano a 30 gradi. Questo gomitolo è composto da 97% di microfibra e 3% di poliestere. Il numero del nostro gomitolo è il 119. È un gomitolo molto morbido. Questo gomitolo l'ho comprato da Merceria e Filati. E comunque vi lascerò tutte le informazioni nell'info box. Poi occorrerà un paio di forbici, un uncinetto e un ago per inserire le nostre codine all'interno del nostro lavoro. Ora vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, facciamo un cerchio magico. Blocco il cerchio con la catenella, 3 catenelle. Una, due, più due di separazione, una, due. Ora facciamo una maglia alta, una catenelle, una, due, una maglia alta. 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 5 e ci fermiamo. Abbiamo fatto 3 catenelle più 2 di separazione. Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Devono essere 5, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Ora teniamo il lavoro e tiriamo il cappietto. Ok, così da bloccare il lavoro. Ora, e questo è il primo giro. Il secondo giro è 1, 2, 3, più 1, 2, le prime tre sono della maglia alta, le due, altre due sono per la separazione. Giriamo il lavoro e facciamo, nella prima maglia alta che incontriamo, facciamo 3 maglie alte. Una, due e tre, 2 catenelle, una e due che sono la separazione. Nella maglia alta, quella dopo che incontriamo, facciamo una maglia alta e questo sarà il nostro centro. Poi 3 catenelle. Scusate, 2 catenelle,
nella maglia alta successiva facciamo 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle, una e due, e una maglia alta nella terza catenella, una, due e tre. Qui ce ne sono una e due di separazione. Ok. Vedete? Questo è il nostro inizio. Ora andiamo avanti. Ecco il terzo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Le prime tre sono della maglia alta, le seconde tre sono per la separazione. Ora inizio a fare il mio aumento. Allora, una maglia alta sulla prima maglia alta, un'altra maglia alta sulla prima maglia alta. Facciamo due maglie alte nella stessa maglia alta sottostante. Poi una maglia alta su quella centrale e di nuovo l'aumento, due maglie alte sull'ultima maglia alta. Una e due. Dopo facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia alta su quella centrale. Ecco qua. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora di nuovo facciamo l'aumento. 2 maglie alte sulla prima maglia alta, 1 e 2. Una maglia alta, scusate, sulla maglia alta e altre due maglie alte sulle altre due maglie alte, su quella successiva, scusate. Poi 3 catenelle, una, due, tre, e facciamo una maglia alta nella terza catenella, una, due, tre. Se ricordate, all'inizio avevamo fatto 3 catenelle più 3 catenelle. Ecco qua. Ok, questo è il nostro terzo giro. Ve lo rimpicciolisco leggermente. Qui ci sono 1, 2, 3 catenelle, che sarebbe così, e qua la parte finale. Vedete? Ora piano piano sta iniziando ad aumentare anche la parte centrale. Eccoci al quarto giro. 1, 2, 3, che sono le catenelle che sostituiscono la maglia alta, una catenella per come separazione. Una maglia alta nella base delle nostre catenelle. Ok. Una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Abbiamo ancora da fare degli aumenti. Dunque, abbiamo detto che si fanno maglia alta la prima, poi si fa un'altra maglia all'interno della nostra prima maglia alta appena fatta. Poi una maglia alta all'interno di ogni maglia alta. Ecco qua, una maglia alta singola. E due maglie alte all'interno dell'ultima maglia alta. Una e due. Ora, 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora, qua nella maglia alta, quella centrale, facciamo una maglia alta,
una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ed è questo è un piccolo aumento che si fa nel quarto giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo avanti con gli aumenti. Una maglia alta nella prima, ok, 2 maglie alte nella prima, una maglia alta nella seconda, terza, quarta, e nella quinta ne facciamo due, una e due. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. E nella terza, come avevamo fatto all'inizio, nella terza, 1, 2, 3, andiamo a fare la maglia alta. Una catenella e una maglia alta, sempre all'interno della stessa catenella. Ok, questo è il nostro quarto giro. Vedete? Vedete che inizia a esserci un pochettino la punta. Ora andiamo avanti. Ecco qua il quinto giro, sempre 3 catenelle. Che sostituiscono sempre la maglia alta. Poi facciamo 2 catenelle, 1 e 2, che sono quelle di separazione. Poi nella prima maglia alta, qui sotto, facciamo 3 maglie alte e sono la base del nostro disegno. 1, 2 e 3. E qui viene un altro rombo. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso dobbiamo diminuire perché abbiamo allargato e ora dobbiamo andare verso l'alto e rifare una punta. La facciamo così. Mezza maglia alta sulla prima maglia alta sotto, un'altra mezza maglia alta sulla seconda. Vedete, vengono 3 rasoline e vengono così. E chiudiamo tutto insieme. Vedete che si sposta verso l'interno? Questa è la nostra diminuzione. Poi andiamo avanti e facciamo una maglia alta, supera la maglia alta fino ad arrivare alla penultima. Quando arrivate alla penultima, fate la diminuzione. Eccoci qua. Allora, mezza maglia alta, mezza maglia alta e chiudiamo tutto insieme. Vedete che viene solo un punto. Ok, ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella prima maglia alta che incontriamo, facciamo 3 maglie alte, che è di nuovo la base di un altro rombo. Una, due e tre. Poi facciamo 2 catenelle, una e due. Nella quella centrale facciamo una maglia alta. Ecco qua. 2 catenelle, una e due.
Qua facciamo tre maglie alte e un altro rombo. Una, due, te. Questa parte. Ora si rinizia da questa parte a fare la stessa cosa di questo. Allora, andiamo avanti. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora iniziamo anche di qua la diminuzione. Dunque, avevamo detto, nella prima maglia facciamo mezza maglia alta, nella seconda un'altra mezza maglia e chiudiamo tutto insieme. E ora facciamo maglia alta su maglia alta. Ok, siamo nelle ultime due, diminuzione, mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta e si chiude tutto insieme. Ora facciamo le 3 catenelle, una, due, tre. In questa maglia alta facciamo le 3 maglie alte che sono di nuovo un'altra base di un altro rombo, 1, 2 e 1, 3, 1, 2 catenelle, scusate, 1, 2 e poi contate 1, 2 e 3 e nella terza fate una maglia alta. Qui c'è una catenella di separazione, questa qua. Questa è una catenella di separazione, vedete? Questa qua. Ok, e questo ve lo stringo. E questo è la parte dove si inizia a diminuire. Ora non si vede tantissimo, però se allargo leggermente questa parte, vedete che inizia a salire. Vedete che iniziano a curvarsi verso l'interno, sia questa che questa. Ok, e questo era il quinto giro. Sesto giro. Allora, 3 catenelle nella maglia alta che sostituisco. 3, altre 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono quelle di separazione. Qua iniziamo l'aumento. Allora, avevamo detto 1 e 2, una maglia. 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Qua stiamo diminuendo, dunque, una mezza maglia, un'altra mezza maglia, scusate, un'altra mezza maglia. E chiudiamo tutto insieme. Poi facciamo ancora una. Vedete, ne rimangono due. Dunque, anche qua facciamo la diminuzione. Una e due. Ok? E chiudiamo tutto insieme. 3 catenelle. Una, due, tre. Qui. Oh, scusate, ho lasciato quello piccolo. Qui c'è l'aumento da fare. Una, due, uno, una e due. Poi facciamo 3 catenelle, una, due e tre,
Facciamo la maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Aumentiamo, 1 e 2, 1, 1, 2. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora diminuiamo anche qua. Una mezza maglia. No, scusate, ho sbagliato. No, era giusto, scusate. Una, due e chiudiamo. Una. Ci sono le altre due, facciamo di nuovo la diminuzione. Ok, chiudiamo tutte insieme 3 catenelle, 1, 2, 3. Aumento, 1, 2, 1. Una e due, poi avevamo fatto 3 più 3, 3 per la maglia alta e 3 per la separazione. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, contiamo 3 e facciamo una maglia alta nella terza catenella. E questo, il metto piccolo, è il sesto giro. Vedete che inizia a prendere forma. Ora magari non si vede proprio benissimo, ma vedete, arriva fino a qua allargandosi e ora inizia a stringersi. Ora abbiamo ancora 3 punti. E li diminuiamo a 1. Questo era il sesto. Ora andiamo avanti. Eccoci al sesto gi settimo giro, scusate. 1, 2, 3, 1. Ne facciamo uno perché aumentiamo qua. Facciamo un aumento. Facciamo la maglia alta qua nella prima maglia, nella catenella, scusatemi. Ora facciamo 1, 2 e 3. E facciamo l'aumento, una e 2. 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, poi 3 catenelle, 1, 2, 3. Qua c'è l'ultima diminuzione e si fa. Una, due, e tre. E si chiudono tutte e tre insieme, perché ne deve rimanere una, vedete? Questa è la nostra diminuzione, perché prima ce n'erano tre e doveva rimanere una sola catenella. Cioè, scusate, una sola maglia alta per poter fare la punta, questa punta qua. Ok, adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora qua siamo a 1, 2, 3, 4, 5.
qui c'è ancora l'aumento. Una, due, uno, una, una, e due, una, e due. Qui, in questo aumento, qua abbiamo diminuito e siamo nell'ultima riga, dunque questa corrisponderà all'aumento centrale, scusate che non era inquadrata, all'aumento centrale. Quando arrivate alla settima riga, dovete aumentare, fate 1, 2 e scusate che non mi ricordo più. Ah, scusate, non trovavo 1, 2, 3. Qua fate una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Questo, il settimo giro, cioè la chiusura del vostro rombo, è la fine di ogni ripetizione. Sono 7 giri ripetitivi. Dovete ripetere dal secondo al settimo giro. Si aprono e si chiudono i rombi. Quando siete al terzo giro, scusate perché stavo contando. Quando siete al terzo giro, iniziate a fare il vostro aumento. Così poi nel quarto giro potete iniziare la vostra punta del rombo. E nel quarto giro fate l'aumento centrale. Allora abbiamo detto, il primo giro non si conta perché è quello della parte del cerchio magico. Il secondo giro inizia, dal secondo giro si inizia ad aumentare, ad avere la punta del vostro rombo. Dal secondo giro al settimo giro sono apri e chiudi. Nel primo giro si fanno le 3 maglie alte nella seconda maglia alta che si ha sotto. Vedete, qua è più facile capirlo qua. Avete fatto questa dal primo giro, questa dal secondo, ok? Dal secondo giro fate le 3 catenelle, una catenella di separazione più una maglia alta nella base della catenella. Nel giro successivo fate 3 maglie alte nella seconda maglia alta. Andate avanti, aumenti, aumenti, poi iniziano le diminuzioni. Dal secondo al settimo sono quelli che si devono ripetere continuativamente. Poi, quando arriviamo alla fine del lavoro, vi faccio vedere come si chiude, perché si chiude in modo diverso. Oh, ci vediamo alla fine del lavoro. Eccoci arrivati all'ultimo giro. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo. Carichiamo il filo e chiudiamo insieme le 3 maglie alte. Allora, entriamo nella prima, facciamo mezza maglia alta, entriamo nella seconda, ne facciamo metà, entriamo nella terza, facciamo metà e a questo punto, dopo aver, vedete, ci sono 3 rasoline più la prima delle catenelle. Le chiudiamo tutte insieme. Ora facciamo di nuovo 1,
2, 3, 4 e 1, 5. E facciamo qua, vedete, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, abbiamo fatto 5 catenelle, entriamo nella quarta. 1, 2, 3. Nella quarta, carichiamo il filo, facciamo 3 maglie alte. Una, due, e tre, due catenelle, una, e due, e altre 3 maglie alte, una, due, e tre. Ok, le nostre, il nostro rombo, vedete? Il nostro rombo è sempre di maglie alte dispari. Dunque, noi quando ne troviamo 7 entriamo nella quarta, quando ne troviamo 5 entriamo nella terza. Quando ci sono le 3 maglie alte, invece, le chiudiamo tutte e 3 insieme. Allora, andiamo avanti. Una, due, tre, quattro e cinque. E facciamo sempre 5 catenelle di separazione. Carichiamo il filo, visto che qua ce ne sono 3, allora andiamo a chiuderle tutte e 3 insieme. Una, due e tre. Ok? Visto ci sono. No, scusate, qua c'è qualche sbaglio. Allora, ripetiamo. Carichiamo il filo. Chiudiamo la prima metà. Chiudiamo la seconda metà, chiudiamo la terza metà. Vedete? Ci sono, eccetto questa qua che era la catenella dell'archetto di separazione, abbiamo le 3 catenelle, le tre rasoline delle 3 maglie alte sotto. Prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Ora di nuovo, una, due, tre, quattro e cinque. Ora guardiamo quante ce ne sono qua. Carichiamo il filo intanto. Una, due, tre, quattro, cinque. Dunque, essendo cinque, andiamo nella terza. Una, due, tre. Entriamo e facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2 e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E questo è il nostro ventaglietto, vedete? Ora, questo viene così. Il primo è stato chiuso con le 3 maglie, con le 3 maglie che erano sotto, maglie alte, che era un inizio di un rombo, è stato chiuso con le 3 maglie alte, chiuse tutte e 3 insieme. 5 catenelle. Abbiamo fatto un ventaglio nella quarta maglia alta, abbiamo contato 1, 2, 3 e nella quarta siamo entrati, abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Poi abbiamo fatto di nuovo 5 catenelle. Qui c'era un altro rombo che stava iniziando e l'abbiamo chiuso, vedete che viene
e viene lo stesso rombo, l'abbiamo chiuso con le 3 maglie alte chiuse tutte insieme. Abbiamo fatto le maglie alte chiuse a metà e poi le abbiamo chiuse tutte insieme. Poi abbiamo di nuovo fatto 5 catenelle. Poi qua avevamo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. E abbiamo contato 1, 2, 3. Poi abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nella terza maglia alta sotto, che è quella centrale. Così rimangono 2 maglie alte a destra, a sinistra, scusate, e 2 maglie alte a destra. Vedete? Vi faccio vedere magari un po' più da vicino. Vedete? 1 e 2. Cioè quella centrale dove abbiamo fatto il nostro ventaglio e 1 e 2 che sono quelle laterali. E si va avanti così fino alla fine. Si fanno sempre 5 catenelle di separazione da un rombo all'altro. Se si hanno le 3 maglie alte si chiudono tutte e 3 insieme. Se invece si hanno 5 o 7 maglie alte, nelle 7 maglie alte si va nella quarta, nelle 5 maglie alte si va nella terza e ci vediamo alla fine del lavoro perché poi finiremo con le 5 catenelle. Ci vediamo alla fine. Quando vi trovate il ventaglio finito, scusate, il rombo finito, perché qua siete nella punta, allora fate così. Una, 2, 3, 4, 5, caricate il filo, entrate come se doveste riniziare un rombo, fate 1, 2, 3, 1, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e vi componete un altro ventaglio. Vedete? Questo è l'altro punto che potete incontrare. Incontrerete il ventaglio finito, scusatemi, il rombo finito. Il rombo a 5 maglie alte, il rombo a 7 maglie alte, il rombo a 3 maglie alte. Nelle 3 maglie alte chiudete tutte e 3 le maglie insieme. Nelle 5 fate le 5 catenelle, entrate nella terza, fate 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. In quella da 7 fate sempre le 5 catenelle di separazione, fate nella quarta maglia alta, fate 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Invece in quella finale, dove avete proprio chiuso totalmente il rombo, allora fate un ventaglio come li state facendo nei rombi chiusi a metà. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nella punta del rombo. È andato avanti così fino alla fine. Ci vediamo alla fine del lavoro. Arrivati nella parte centrale, vedete dove ci sono in questo caso ho le 3 catenelle, le 3 maglie alte. Poi, se è possibile, cercate di finire il giro con le 3 maglie alte. Se no, anche con la maglia singola, poi vi spiego come si fa. Allora, arrivati qua, facciamo le nostre 5 catenelle. Andiamo nella prima maglia alta, facciamo una maglia alta. Nella parte centrale facciamo una, due, 3 maglie alte,
1, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e una maglia alta nella maglia alta. Vedete? E abbiamo fatto la punta. Una maglia alta nella prima maglia alta, nella maglia centrale abbiamo fatto il nostro ventaglio composto di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, una catenella di separazione e una maglia alta nella maglia alta. Questa è la nostra punta. Se invece voi siete arrivate alla, non so come farvelo vedere, alla maglia alta, non fate altro che fare come facevate prima con la maglia alta. Avevate poi le 3 maglie alte, fate una maglia alta, fate una maglia alta di una catenella di separazione, le 3 maglie alte, le 2 catenelle, le 3 maglie alte. E poi fate una catenella di separazione e un'altra maglia alta. Ok? Come se avesse solo quella centrale. Se potete, cercate di arrivare alla maglia alta, quella a ventaglio, con le 3 maglie alte tipo a ventaglio. Se no, con la maglia singola, con la maglia alta singola potete anche ricreare di nuovo il ventaglio. Ora andiamo avanti. Eccoci arrivati alla fine. Abbiamo fatto l'ultimo ventaglio. Ora facciamo le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e una 5. E andiamo contando sempre come abbiamo fatto all'inizio, 1, 2, 3, andiamo nella terza, scusate, e facciamo una maglia alta. Ecco qua. Vedete? Questa è l'ultima. L'ultima, sono le ultime 5 catenelle e l'ultima maglia alta che chiude sulla maglia alta sottostante. Ora noi abbiamo finito, chiudiamo il lavoro, facciamo la nostra catenella, tiriamo il filo, tagliamo. Ok, prendiamo il nostro ago, prendiamo l'ago, aspettate, scusate qui. Ok, prendiamo il nostro ago, infiliamo il nostro filo e andiamo a nascondere il nostro filo. Ecco qua il filo nascosto, vedete? Non si vede più niente. Abbiamo finito il nostro lavoro. Ecco qua indossato il mio Bactus. Vedete? Questo è il risultato. Molto lungo, molto largo. Lo potete mettere anche sopra i cappotti, ora io solo la maglia, ma vedete com'è anche abbastanza lungo in modo tale che tanto si vedono i disegni e già è un altro effetto. È indossato, poi è anche molto caldo comunque come tessuto, come lana, è molto calda. Il gomitolo che mi è rimasto è questo qua. E
erano, vi ho detto che ho lavorato con quattro gomitoli, questo è il quarto. Avrò usato all'incirca un 20 grammi perché con questo qua ci ho fatto solo la bordatura. Spero vi sia piaciuto il tutorial. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella così vi arriveranno tutte le notifiche per i nuovi video. Ciao, al prossimo video!